Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi giocheremo a Pick a Side, credo si chiami così, non so bene come si chiami. Abbiamo praticamente due scelte, una destra e una sinistra, ma ne possiamo scegliere solamente una. E poi le persone che hanno scelto quelle di destra combattono con quelle che hanno scelto le risposte di sinistra. Non so se avete capito bene, non so se conoscete questo gioco, ma adesso lo andiamo a vedere insieme subitissimo. Eccoci qui nel gioco, dobbiamo aspettare adesso qualche secondo, ma nel mentre che aspettiamo che inizi il gioco, come al solito, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre giù in descrizione per trovare un sacco di link utili come link per il mio gruppo Roblox, il link al mio più atto di adottami e link agli abbonamenti. Quindi mi raccomando, se volete far parte anche voi dell'SPD da squadra, andate a guardare il link giù in descrizione. Vestirsi solo in style famous 5 years ago, there's only way. Oh raga, non lo so, sono andato a caso perché sono appena entrato e non so cosa ho fatto. Però a quanto pare ho scelto la risposta giusta perché tante persone l'hanno votata. Non è che la risposta poi con più persone è quella giusta, alla fine non c'è una risposta giusta, sono opinioni. Però comunque ecco, in genere dove c'è la maggioranza è la risposta praticamente giusta. Cioè, voi dovete scegliere una delle due risposte, una delle due affermazioni, non so come le volete chiamare, e poi dovete lottare. Quindi tipo io lo sto prendendo a bastonate, a martellate, no? Ah, come si chiama? Mattarellate, raga, mattarellate. Ed ecco, l'ho fatto fuori. Quindi il nostro team ha vinto. Ho vinto e mi hanno dato tipo 20 soldi. Con i soldi potete comprare le armi. Io sono a 640. Ovviamente l'arma più figa del gioco, qual è? 10.000 soldi, io sono a 600, quindi siamo oltre mare. Se volessi comprare i soldi, 2.000 Robux, 32.000. Però noi quanti ce ne servono, raga? Non ho capito, 10.000. Quindi che ce ne facciamo di 32.000? Niente. 620 Robux per averne 8.000. Quindi no. Oddio no, non ho visto la risposta, raga, aiuto. Avere un pet drago, avere un unicorno. Un unicorno tutta la vita. Chi è che vorrebbe un drago? Cioè a me il drago fa un po' paura. Non so voi, ma a me fa un po' paura. Quindi preferirei avere un unicorno. Tra l'altro togliamo la board perché non ci serve. Hanno scelto tutti un drago. Cioè ma chi è che vorrebbe un pet che sputa fuoco, raga? La pazzia. Allora, giocare play for the Red Sox o per gli Yankees? Allora, dovrebbe essere tipo football, se non sbaglio, o basket, non mi ricordo, non lo so, io non seguo molto lo sport, cioè non sono amante degli sport, però boh, ho messo gli Yankees perché sono quelli più famosi, i New York Yankees, quindi in realtà non so chi è più bravo, chi è peggio, chi è... non lo so, raga. Siamo pari? Sì, più o meno siamo pari. Abbiamo la super velocità e c'è qualcuno qua. Mi hanno ucciso, raga. Mi hanno letteralmente ucciso. Però visto che mi hanno dato 100 dollari a caso. Sì, 760. Non so perché mi hanno dato 100 dollari, però va bene. Meglio così. Tra l'altro se vince la mia squadra, cosa che sta succedendo, dovrei ricevere anche qui dei soldi, se non sbaglio. Sì, 20 dollari, ok. Quindi anche se perdete, cioè voi morite, vi danno dei soldi in più, quindi fantastico. Perché sono seduto così? Qualcuno me lo spiega? Cioè, è imbarazzante, però vabbè. Ok, iniziato. Sentire una canzone con un buon... Ah, ok. Sentire una canzone con un bel beat. Quindi ascoltare una canzone con un bel beat o con un bel testo. Io, allora, io sono amante dei beat. Quindi, cioè, ascolto di più non le parole, ma il beat. Cioè, sì, ascolto anche le parole, ma mi piace soprattutto il beat. Quindi preferisco il beat che le parole. Però, insomma, era una domanda non così seria. Cioè, era una domanda molto leggera. Ok, Zoe l'hanno già fatta fuori? No? Quasi fuori. Raga, sono morto. Sono letteralmente una pippa questo gioco. Comunque Zoe ce l'ha con me. Non ho capito perché ce l'ha con me. I love my boyfriend. Buon per te. Fammi capire cosa ti ho fatto, Zoe. Cioè ogni volta che comincia la partita lei mi attacca. Non mangiare per due giorni o mangiare la stessa cosa per un mese. Raga, se io non mangio per due giorni divento pazzo. E letteralmente io mangio le stesse cose tutti i giorni. Cioè non è che mangio lo stesso pasto tutti i giorni, ma sono una persona che tende a mangiare praticamente le stesse cose molto molto spesso. Quindi non patirei a mangiare la stessa cosa per un mese. Cioè potrei mangiare, cioè se fosse pizza tipo tutti i giorni per un mese, hamburger tutti i giorni per un mese, anche insalata tutti i giorni per un mese riuscirei a mangiarla. Cioè perché non dovrei mangiare per due giorni? Io dopo che non mangio per un'ora divento tipo una belva. Quindi non esiste che non mangio per... Raga, ma dove sono i miei compagni? Non ho capito, mi stanno facendo fuori. E abbiamo vinto, fantastico. Quindi mi dovrebbero dare dei soldi perché non mi hanno dato niente. No, 20 dollari, ok, era in ritardo. Siamo a 820 dollari. Comunque, quello che posso dire, ci ho giocato un pochino anche prima di registrare il video e posso dire che i soldi all'interno del gioco si fanno abbastanza facilmente, basta giocare un po'. Vivere all'interno di un anime o vivere all'interno di un cartone della Disney, fun fact, che secondo me per alcuni di voi non sarà così fun, però io non amo gli anime, non sono amante degli anime, anzi mi fanno un po' paura.
non so perché, ho questa fobia tipo degli anime, dei manga, mi fanno paura, cioè, ma non paura nel senso oddio me la faccio addosso, mi fanno tipo una sensazione di tristezza, non è normale e non so perché questa roba, non chiedetemi perché, ce l'ho da quando sono piccolo, quindi io non guardo molto gli anime. Cioè anche i cartoni che guardavo da piccolo non erano molto anime, erano più, cioè sì c'era qualche anime che mi piaceva, non, cioè, ora come ora non riesco a guardarli, ci ho provato ma non riesco. La sto letteralmente picchiando e non funziona. Abbiamo vinto, yeah, di nuovo. Quindi insomma quello, non riuscirei mai a vivere all'interno di un anime, cioè me la farei addosso. Essere ricordato per tutte le cose imbarazzanti che hai fatto, oppure dimenticare tutto quello che hai fatto nel passato, preferirei dimenticare, no, ho sbagliato. Raga, non lo so, in realtà, cioè, non so quale scegliere tra le due. In realtà penso dimenticare il mio passato. Probabilmente, sì. In realtà hanno scelto tutti l'altra, fantastico. Però perché dovrei essere ricordato per le cose imbarazzanti? Cioè, non lo so. C'è Zoe, la voglio fare fuori. No, raga, mi hanno fatto fuori a me. Vi prego, no, ci stanno facendo neri. Cioè, il blu, il team blu ha vinto. Ma vediamo se posso comprare qualcosa. Cioè, ok che voglio l'ultima arma, ma magari, no? Con un'arma più forte posso vincere lo stesso, no? Sì che non c'è molto a questo prezzo, a questa cifra. Vivere senza formaggio o vivere senza cioccolato, raga. Difficilissimo. No, questa qua è veramente difficile. Allora, io non sono amante del dolce, sono amante del salato. Quindi senza formaggio non potrei vivere. Ma tipo il formaggio sopra la pizza. Ce l'avete mai mangiata la pizza senza formaggio? Per me è disgustosa. Poi se c'è qualcuno a cui piace, buon per voi, cioè vorrei essere voi, perché in realtà i latticini non fanno tanto bene. Ma come si fa a vivere senza il formaggio sulla pizza? O non lo so, boh, cioè il formaggio sta bene su tante cose, quindi ok la Nutella, ok tutto, però non è che, cioè chi se ne frega. Io potrei vivere senza Nutella, sì, ma non credo che riesca a vivere senza formaggio. Almeno sì, riuscirei a vivere, ma mi farebbe un po' tristezza. Sono io che ogni fine partita vado a controllare i soldi, ma veramente non so che comprare. Se voi giocate a questo gioco e sapete un'arma forte che non costi tanto, tipo sui 1000, intorno a quella cifra lì, scrivetemelo sotto nei commenti, perché secondo me non sarebbe male. Giocare per i Lakers o giocare per i Miami Heat, non lo so, anche qui conosco i Lakers, credo sia di basket qua e raga, conosco così per sentito dire, ma non seguo molto lo sport in generale, quindi vado a caso. Ma che cos'è questa roba? Che cos'è questa roba? Comunque stavo pensando, ma se comprassi comunque con 50 Robux me ne danno 500. Vabbè, io non so quanti Robux ho, però ne posso acquistare un po'. Allora, adesso ho 1200 dollari, ma in realtà non so cosa me ne faccio. Cioè, nel senso, provo a vedere se ne posso comprare ancora. Sì, posso comprarne ancora, ma vivere in una casa sull'albero, vivere in una casa su una barca. Credo vivere su una barca, cioè non proprio una barca, tipo una casa fluttuante nel mare. Credo una roba del genere, adoro il mare, adoro anche la natura, non lo so, mi piacciono entrambi in realtà. Scegliamo la barca. Sembra una specie di pareggio. Vabbè, abbiamo perso, chi se ne frega. Allora, prima momento ne ho 1420. Quante ne posso comprare ancora? Solamente 10, mi sa. Solamente 10. Non so veramente cosa ci faccio. Cioè, cosa ci faccio? Raga, niente. Non posso comprare l'arma che mi piace. Allora, vivere in un mondo governato dagli zombie. A vivere nel mondo dei My Little Pony, raga. Chi vuole vivere dagli zombie? Cioè, ma quelli ti mangiano il cervello. Cioè, è da pazzi. Ah, raga, ma io volevo comprare quell'arma. Perché mi sento un nabbo. Cioè, ho letteralmente il mattarello che è gratis. Raga, ho l'arma gratis. Chi manca? Abbiamo già vinto, ok. Direi di concludere qua questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto, se ci avete mai giocato e soprattutto se ci giocate, quale arma mi consigliate, che sta sui 1000-2000, quindi che non costa troppo. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!